Troppo odio alimentato da troppe voci durante quella ormai famigerata finestra contrattuale in cui ha avuto, come da accordi presi a febbraio, la possibilità di guardarsi intorno. Francia, Emirati, Qatar, Arabia Saudita e non solo. Sousa ha ammesso di aver parlato con 3 società italiane ma di aver scelto di restare a Salerno perché mai si era sentito così apprezzato e sostenuto come negli ultimi 4 mesi della passata stagione. Certo, quella finestra sarebbe potuta chiudere anche prima, ma oramai è acqua passata. Carico e motivato, il tecnico lusitano ha le idee chiare sulla stagione che verrà. Persi Vilena e Piontek, servono 2 sostituti all'altezza. Sepe e Bonazzoli sono fuori dai piani, mentre saranno ben accetti giovani motivati e Boulaye Dia nel caso in cui il senegalese si togliesse dal mercato. Il DS De Santis prosegue il lavoro diplomatico, con la Juve si parla di Miretti, col Parma di Somme, non si trascura colloquio dell'Ascoli, in attacco Cambiaghi piace come esterno di qualità, Pirlo, Dobby e Nzola restano nel mirino come punte centrali in grado di portare gol e fisicità. Per la fascia sinistra Lunde e Yelde sono nomi sempre molto caldi, Paolo Sousa aspetta rinforzi e lavora sul campo con chi c'è, l'obiettivo è salvarsi e crescere, da oggi il trainer granata sarà concentrato solo sugli allenamenti e sul lavoro del campo, lasciando a De Santis il compito di parlare quando sarà il momento del mercato. Cioè, quello che mi rattrista di più è vedere diversi di voi assimilare odio sui nostri tifosi. Per questo c'è proprio così, perché io credo che di tutto quello che noi abbiamo avuto, cioè il nostro rapporto che abbiamo avuto, cioè la chiarezza, il modo come abbiamo lavorato, cioè abbiamo il modo come abbiamo interagito, io credo che hanno scritto troppo rispetto a passare un sentimento che secondo me non è stato il sentimento giusto, perché quando è arrivata la Salernitana, l'accordo che noi abbiamo avuto, cioè praticamente l'accordo che mi avevano fatto, praticamente l'ho accettato tutto. L'accordo era la base dell'accordo era la manutenzione della Salernitana. No, tranquillo, quello è giusto. Era la manutenzione nella Serie A e questo era sulla base perché dopo venivano gli altri punti che era in prima istanza la società poter confermare un accordo biennale già preconceputo dove aveva la possibilità fino a 10 di giugno di confermarmi e quello è successo proprio in quello, cioè alla fine di questo per PEC, tutto questo comunque abbiamo continuato sempre a lavorare come vi avevamo detto, perché abbiamo parlato qualche settimana ci potevano anche confermare prima, cioè arrivare su questo accordo, non l'abbiamo fatto. Io credo che questo non mi ha mai messo un pensiero o un dubbio di tutto quello che volevamo fare insieme. E tanto è che noi abbiamo lavorato sull'organizzazione di questo ritiro, sulle partite, un'idea di quello che volevamo vedere o volevamo provare a avere, come stiamo provando di avere una rosa competitiva anche per questo anno.